oggi vi offriamo il caffè. Sì, sì. Benvenuti qui nella nostra cucina virtuale. Buongiorno, ben svegliati, avete preso un buon caffè? Sì, e se non l'avete preso, questo è il momento giusto. Vi diciamo noi come farlo. È vero. Bene, bene, per le prime 50 telefonate, questo dolce gusto al modico prezzo di 1 milione di euro. Cosa facciamo oggi? Oggi vi recensiamo il nostro pinguinetto qua, la nostra dolce gusto. Non è un pinguino. Noi abbiamo preso, sì Enzo sembra un pinguino, lo vuole accarezzare. Abbiamo preso quella della Krups. L'altra qual è? De Longhi. Ma comunque sia sono uguali, non cambia. Parliamo del modello base, sì, quella sì. Che costa entry di level, meno. Entry level. Perché noi volevamo prima provare il modello base, poi se ci fosse piaciuto, qualora ci avesse catturato, col tempo, quando questa si romperà, cent'anni di salute, potremo passare a un modello più avanzato. Va bene, diciamo che le caratteristiche comunque strutturali cambiano, ci sono diverse macchinette, sì. C'è questa qua che appunto è il modello base, fino a quelle là che hanno magari un design più ricercato, varie colorazioni, per le cucine più moderne. È vero, quindi questa però diciamo che è universale, è piccolissima, c'è anche bianca, è piccolissima e occupa pochissimo spazio. Parla prima delle caratteristiche tecniche e poi parliamo delle caratteristiche pratiche. Allora, le caratteristiche tecniche sono queste. Qua abbiamo il serbatoio dell'acqua, come vedete è piccolino, quindi l'acqua finisce presto e non rimane stagnante, giusto? Sì, cambiare spesso l'acqua significa anche che il caffè viene con un sapore più buono, perché l'acqua che sta 15 giorni all'interno di un serbatoio non è sempre una bellissima cosa, diciamo così. Brava. Poi naturalmente qua c'è la vaschetta per casomai dovesse gocciolare qualcosina, si deposita qua nella Estrae semplicemente, sì, facendo pressione verso l'alto e si apre per lavarla, sì, agevolmente. Poi si richiude e si mette al suo posto. Posso dire un'altra cosa? Dimmi. Che ti stai dimenticando? La vaschetta è posizionabile in due livelli. Messa così bassa è per le tazze grandi, mentre in questa posizione è per le tazzine da caffè. Esatto, così risulta. Okay. E vi conviene spostarla, perché se usate la tazzina da caffè a ripiano basso schizza un bel po'. Dal punto di vista meccanico è molto semplice, la usa chiunque questa macchinetta. Dal punto di vista quindi della fruizione, non meccanico, perché non siamo meccanici, la può utilizzare anche un ebete, ce la faccio anche io, figuriamoci se non ce la fa ombretta. E quindi, molto facile, naturalmente si tira questo qua, che è lo scomparto dove si mette la cialdina, che è totalmente magnetico. Quindi c'è la parte sicuramente qua col magnete, voi mettete la cialda e poi spingete e lui in automatico sta. Poi abbassate qua la leva, in modo tale che l'ago entra nella capsula. E poi, in base alla bevanda che dovete andare a preparare, se è calda spostate la leva da questo lato, se è fredda da questo lato. Quindi se è calda dalla parte rossa del cursore, brava, se è fredda dalla parte blu del cursore. Bravissima. Altra cosa, prima di fare tutto questo, accendetela. Si accende con questo start che lampeggerà. Il pulsante diventa rosso, quando diventerà verde la macchina sarà pronta a lavorare. E ci sta pochissimo. E una caratteristica di questa macchinetta è che il caffè esce caldissimo. Caldissimo, volete sapere a quanti gradi? 85, ci fanno sapere che 85 gradi il caffè, quindi non si può bere subito. Ma no, è veramente ustionante, qualsiasi bevanda, il cappuccino, la cioccolata calda, la cioccolata calda. Cos'era questo? Niente, una cosa di pimpa. Va bene, è vero, esce caldissimo, anche se mettete l'acqua da frigorifero nel serbatoio. A me è capitato certe volte di avere la bottiglia in frigo, mettere l'acqua, accendere, aspettare sempre lo stesso tempo, e poi il caffè super caldo. Brava. Allora, tutti i pro: facilità di utilizzo, facilità di pulizia, si pulisce in una maniera spettacolare senza pezzuole, andare a riprendere tutti il i granelli. Il decalcificante bisogna farlo, certo, in base a quanto tempo si utilizza e in base anche alla durezza dell'acqua bisogna fare ogni tanto una decalcificazione. Ogni quanto? Dipende quindi dall'utilizzo e da quanto è dura l'acqua. Noi già ogni quanto detto la faremo? Noi la facciamo all'incirca ogni mese. Perfetto. Ogni mese e mezzo. Perciò vi stavo dicendo, facile da usare, facilissima da
pulire, facilissima da ricaricare, nel senso che le ricariche sono di molto facile reperibilità, ma non tutte. Le cialdine, diciamo così, le più comuni si trovano in quasi tutti i supermercati, mentre se uno vuole provare un qualcosa di più sfizioso, un qualcosa di più diverso, deve andare soltanto nei negozi super specializzati multicialda, per intenderci, perché nei supermercati non ci sono. Per esempio, io amo moltissimo il cappuccino light, non ce l'ha nessuno, solamente un negozio ho trovato. Ci sono più di 30 diverse tipologie di cialda e sicuramente col tempo la Nescafè ne farà altre. Sicuramente. Tra bevande calde, fredde, caffè, tè e che cos'altro? Cioccolate, cappuccino, sì, e tutto il resto. Posso continuare? Certo. Allora, le bevande che abbiamo provato noi, abbiamo cominciato con la cialda blu, come si chiamava? Ardenza. L'ardenza è un caffè molto buono, intenso, dal sapore che spinge alla fine verso leggermente all'acidulo, per chi piace quel caffè molto amaro, diciamo così. Mentre i caffè più amabili che abbiamo provato sono sicuramente il Sikal, è il caffè più buono tra tutti per il nostro palato, perché è un caffè aromatico intenso ma non troppo amaro, e il Buendì, che invece è un buon caffè da latte e caffè, perché è un caffè un pochettino più lento, un pochettino più da moka, diciamo così. Poi abbiamo provato anche il Ristretto e il Barista. Tu vai a mettere le foto nel frattempo. Sì. Ora, per quanto riguarda gli altri caffè che abbiamo provato fino a oggi, sono Barista ed Espresso e Intenso. Questi caffè sono caffè di mezzo, in pratica sono dei caffè buoni ma non eccezionali, nel senso sono il caffè del bar, ma non del migliore bar della vostra città. Sono dei caffè normali, dei caffè da bar senza nessuna caratteristica nota particolare, almeno noi, per quello che sentiamo noi. Comunque, cioè, non sono, spiccano. Sono comunque tutte quante delle ottime miscele. Sì. Altro piccolo, altra cosa, il prodotto migliore secondo me della Dolce Gusto è il caffè macchiato, il Cortado. È un piccolo caffè macchiato, vi mettiamo qui la foto della cialda, ed è buonissimo. In una tazzina un po' di goduria liquida, perché è pochissimo calorico, è buono anche senza l'aggiunta di zuccheri, va benissimo a tutte le ore del giorno e c'è sia appunto nella versione normale che nella versione DEC, quasi tutte le miscele. Ah, c'è anche il decaffeinato che abbiamo provato, se può interessarvi, ed è una miscela non troppo blanda, abbastanza buona. Certo, poi dipende da quanto tenete premuto il tastino della colatura, perché più ristretti li fate, più ristretti li fate, più intensi vengono i caffè. Brava, è benissimo! Per parlare delle altre bevande, bevande che abbiamo provato e che sono senza infamia e senza lode. Nesquik, il Nesquik, voglio dire, una gran cavolata, perché a 5,80€ come prezzo di mercato ti compri una bidonata di Nesquik e viene molto molto più buono. In più abbiamo provato il Ciocco, non mi ricordo cosa, lo metto qua, è buonissimo. Anche il cappuccino. Il cappuccino buonissimo, sia nella versione light che nella versione normale. Il latte macchiato è buono, il latte macchiato al caramello è molto molto buono, ve lo consigliamo se vi piacciono i sapori dolci. Non è dolce di eccesso di zucchero, ha quell'aroma dolce, quindi di caramello. E chissà quante altre miscele buonissime voi ci suggerirete sotto questo video. Brava! E quindi, se vi state chiedendo se questa donna è così attiva perché ha bevuto tanti caffè, tante tipologie di caffè, la risposta è sì, e sì, è veramente così, perché lei normalmente sarebbe un tipo mutangolo, e invece grazie a questi caffè lei è così, ombretta di... come la conoscete voi? Va bene, ultima devo cosa, dire una dici cosa. Ultima cosa, perché questa macchinetta... Allora, vale la pena cambiare una macchinetta a polvere libera per passare a una macchinetta cialde? Dipende. Dipende. Se sapete usare bene la macchinetta a polvere libera, io da economa casalinga, più casalinga che economa, vi consiglio di no. Perché le cialde costano un botto, 16 cialde costano circa 5,80€. Questo neo enorme del costo esorbitante della cialda. Poi le cialde costano più o meno tutte lo stesso, tanto che siano del tè quanto che siano del caffè. Questa cosa è anche un pochettino strana, perché un pacco di tè non costa quanto un pacco di caffè. Quindi questa cosa un pochettino andrebbe rivista. In più, la curiosità spinge a comprare molte cialde diverse, perché prima di trovare il proprio caffè dovete fare proprio un escursus
status nel mondo. La curiosità la spinge a comprare molte scelte, certo, diverse. Perché come con il caffè e polvere libera, cerchiamo quello che più ci... Raga, il caffè è sacro la mattina. Caffè è sacro. Quindi dobbiamo prendere il nostro caffè. Ognuno c'è caldo. Ognuno trova il proprio tipo di caffè. Certo, trovarli in una gamma di quanti prodotti, non so quanti, è veramente... Più di 30, vabbè, non sono tutti caffè. È veramente complicato. Brava. Però... I pro, li dico io che sono più veloce. I pro sono che tu prendi, metti la cialda, nel giro di 2 secondi la macchina comunque riscalda anche altrettanto velocemente, e ti fai un buon caffè. E se la tua dolce metà ne vuole un altro, tu piglia, levi la cialdina e ne fai un altro. Se tuo figlio vuole il tè, tu pigli, metti la cialdina, no, ma e soprattutto fai il tè. Anche una camera, se tua suocera me... vuole il caffè, se lo va a prendere da un'altra parte, ecco. Anche una capra come me che non sa fare il caffè, non so fare il caffè. Fai la capra. Brava. Io finalmente riesco a fare il caffè buono, un miracolo, diciamo. Un miracolo, quindi per gli inetti del caffè questa macchina è veramente consigliata, ve la consigliamo. Noi l'abbiamo trovata al modico prezzo di 44 euro più 6 cialde all'interno. Vedete, perché ogni tanto ci sono delle offerte, magari con 10 euro in più. Ora è a 59 euro con 3 pacchi, di più. Da 16 cialde. Una di, come si chiama quello blu? Ardenza, sempre uno Ardenza. Di Ardenza, uno di cortato e uno di cappuccino vi danno con 59 euro e la Nescafè, è la Dolce Gusto. Bene ragazzi, questa è la nostra impressione sulla nostra Dolce Gusto. Continueremo con le cialde? Se Dio vuole, se non moriamo sì. O secondo te la macchinetta a polvere libero rimane sempre la migliore? Secondo me se la sai usare bene, la macchinetta con la polvere e soprattutto la moca, l'antica moca è imbattibile. Comunque un'altra tipologia di bere il caffè comunque viene bello cremoso e nulla da dire. Però è molto buona, tra le macchinette con le cialde questa modello base risulta alla grande. Bene. Basta cianciare, andatevi a fare un caffè, noi invece ci andiamo a fare un bagno a mare perché c'è un caldo bestia e noi ci rivediamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao buon e caffè. Suggeriteci caffè buoni.